il dottor Gianluca Del Mas. Buongiorno, grazie per la vostra presenza e voglio ringraziare innanzitutto tutti gli intervenuti, ma in particolare la signora Ferraro, perché la signora Ferraro ha creato qualcosa di importante. Al di là del premio in sé, che è importante già di per sé, e al di là del coinvolgimento delle scuole, che è fondamentale, perché dalle scuole parte proprio l'idea del premio e lo sviluppo territoriale del premio. Una cosa che mi preme sottolineare, che vorrei trasmettere a tutti, è il ponte che riuscite a creare tra le due città. Cioè, apparentemente, Pomigliano e Sorrento, diciamoci la verità, c'entrano niente, sono proprio il sole e la luna, per storia, per cultura, per diversità strutturali, per diversità anche geografiche. Ebbene, si crea una relazione tra le due città, una relazione tra le due città della provincia, molto 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 importante. Io vi faccio un esempio, per esempio col sindaco Coppola, con cui noi proprio grazie a questo premio abbiamo la possibilità di restare in contatto, abbiamo attivato delle azioni comuni. Voi i pomiglianesi forse non lo crederanno, ma insieme, per esempio, faccio per dire, siamo insieme nell'ente idrico Campano e nell'ente idrico Campano facciamo delle azioni comuni, lavoriamo comunemente per portare avanti delle azioni a vantaggio e a beneficio dei cittadini. Quindi quello che mi preme dire che un premio che parla di tutt'altro, che parla di scienza, che parla di... alla fine ha anche un risvolto che io non voglio chiamare con quella parolaccia che è politico, ma che ha un risvolto istituzionale molto importante, perché mette in collegamento due città che solo apparentemente sarebbero distanti. Poi vi voglio portare il saluto della nostra città, una città in grande fermento. Stamattina abbiamo un'enorme festa dello sport da noi, e quindi poi più tardi io spero di potervi trattenere il più a lungo possibile, ma dovrò correre di là per inaugurare questa festa dello sport con migliaia di persone coinvolte, decine di associazioni. Ma mi volevo soffermare un attimo sul premio in sé. È un premio che ricorda un personaggio della storia sorrentina, un personaggio che ha dato lustro a questa città, ma che poi d'altra parte ha avuto lo sviluppo familiare, lo sviluppo della sua famiglia su Pomigliano d'Arco. Quindi è una gloria che noi riusciamo a vivere insieme a Sorrento e che riusciamo a perpetuare per le nuove generazioni. È un premio che va a lodare, che va a premiare giovani che si siano distinti in dei temi che riguardano lo studio di alcune strutture scientifiche o di alcune caratteristiche, di alcune scienze dure, come le chiamiamo noi. Guardate, la scienza, l'astrofisica, la fisica, l'astrofisica, non sono scienze veramente solo apparentemente dure, perché alla base, mi permetto di dire da studioso della filosofia antica, c'è uno studio della natura. Voi dovete pensare che i primi grandi filosofi naturalisti greci della Ionia e dell'Asia Minore parlavano di studio della natura. Per loro era leggere, come diceva Galileo Galilei, il libro della natura. Voi non avete fatto altro nei vostri temi, nei vostri sforzi, di cercare di leggere profondamente il libro della natura. E questo è il grande merito che voi avete. Investigare la natura, che sia quella, diciamo, al di fuori della terra o che sia la natura terrestre, significa fare dei passi avanti in quella che è anche lo sviluppo della nostra personalità e di voi come cittadini. Ovviamente ogni piccolo tassello, anche i vostri temi, costituiscono una tessera di un mosaico grandissimo che è la prosecuzione e l'avanzamento delle scienze. E per questo noi siamo qui e penso a nome di tutti vogliamo ringraziare voi ragazzi, perché veramente avete dato a questo premio e avete con il vostro sforzo e con il vostro lavoro avete aggiunto un altro piccolo tassello al grande libro della natura. Vi ringrazio. Grazie sindaco.